Comunque questa è una mostra particolare, vedrete un allestimento che vi avvolgerà con grandi colori ripresi proprio da dipinti dello stesso De Pero. Oltre a questo potrete vedere delle opere di De Pero ma da distanze diverse, ovvero dagli anni 80, dove abbiamo le ricostruzioni delle Chants du Rossignol, delle sedie del Cabaret del Diavolo e dei balli plastici. Questo perché due mostre molto importanti negli anni 80 cambiano un po' la prospettiva di quello che è De Pero e il futurismo. Questo fa anche nascere un certo interesse sia a livello del fumetto sia a livello di design e quindi moltissimi si ispirano alle figure antropomorfe di De Pero. Tra questi appunto Alessandro Mendini e Ettore Sozzas, che peraltro sono stati protagonisti di due mostre al MART nel 2005 e nel 2010. Poi ancora Campari, un'azienda che ha avuto un lunghissimo sodalizio con Fortunato De Pero. Il tema americano che sempre affascina registi e filmmaker, con un film appositamente commissionato all'Istituto Barlumen e nell'occasione proprio di questa mostra che quindi si vedrà per la prima volta. Inoltre è l'occasione per parlare anche un po' del museo, di che cosa ha saputo e potuto fare in questi lunghi 30 anni a livello di archivio, a livello di pubblicazioni di prodotti editoriali e a livello di restauro. Infatti vedremo il Buxus Energia per la prima volta dopo il suo lungo restauro alla Scuola di Venaria. Dunque una mostra grandissima, spesso dico 500 opere, in realtà sono 500 pezzi, quindi non solo opere ma anche riviste, fotografie, zinchi, libri e chi più ne ha più ne metta.